Noi abbiamo un contratto. Questo cazzo di contratto dove è andato a finire? Dov'è? Si sono associati. Dov'è? Spiegatelo, voi lo dovete spiegare. Ma può essere che non andate in televisione a dire queste porcate che stanno facendo questi? Sì. Queste sono porcate. Sono porcate, ma ci si rendono conto di quello che stanno facendo? Noi se l'Italia avesse un'informazione libera, no, non sarebbe, è informazione, sarebbe già cambiato. Sarebbe già cambiato. Lei non mi deve dire, a me personalmente, sarebbe già crollato. A me personalmente non mi deve dire, perché io lo so le vostre difficoltà, le sue difficoltà, le so. Io a lei la devo solo ringraziare. Io a lei la devo solo ringraziare. Noi ci tenderemo, ma in diretta è capace che tu inizi a dire il discorso e mandano la pubblicità. Esatto. Oh. Ma è giusto che io sono stato penalizzato con 5 anni di lavoro socialmente utile, sfruttato dallo Stato italiano, sfruttato, e non c'ho manco i contributi a nero. E poi dopo che cosa mandiamo? Mandiamo in giro la gente a vedere se quel cantiere è in regola, se c'ha tutte le persone in regola. Sono tutti rumeni fuori regola, questa è la realtà, perché lo sanno pure i sassi, lo sanno. Ormai... Ma io dico, ma queste cose qua, ma non le vediamo? Siamo sotto regime. Ma che paese è questo qua? Ma dove andremo a finire? Ma ci rendiamo conto veramente? Riportatelo a chi di dovere. Guarda, io Grillo non l'ho conosciuto, però vi posso dire una cosa, io vengo dalla destra, io ho votato Grillo e lo rivoterò ancora. Anch'io. Lo posso fare a mettere col sangue, se uno mi dà uno spillo io però lo stampa, scrivo col sangue. La stampa non sta tartassando. Ma fate qualcosa, perché questo è un paese che ve lo dice un fesso che ha 57 anni, che fra 7-8 mesi è finito. Qua viene la rivoluzione, ve lo dico io, perché forse qua ancora non si sono resi conto come sono messe le cose. Qua veramente si ammazzeremo uno con l'altro. Grazie, che hanno fatto votare. Io la ringrazio. Il voto per la decadenza di Berlusconi con la mano. Con il... Continuate con la vostra onestà. Onestà. È fiducia. Perché se voi ci date fiducia a noi, noi vi ricambiamo la fiducia, non come quella. Voi è la prima volta che state lì dentro. Dovete fare oro di questo che noi vi stiamo dicendo. Io ho 64 anni quasi, onorevole. Pertanto lei è giovane, lei è giovane ancora, stando in quel marpione la possono comprare come vogliono. Ecco perché il voto palese non hanno avuto la possibilità di comprarsi e di vendersi. Questa è la cosa. Alle votazioni europee e regionali che si faranno in Puglia, Pelillo e compagnia bella, anche di centrodestra, avranno un mazzo di culo, avranno. Nel senso che le faremo un mazzo di culo. Dica. Va bene. Ecco perché. Grazie mille. Va bene, aspettiamo. Ciao.